La donna fu uccisa con 70 coltellate il 4 settembre 2013 mentre era al lavoro nel centro di salute mentale di via Tenente Casale nel quartiere Libertà di Bari. Nel processo di secondo grado il difensore di Poliseno, l'avvocato Filippo Castellaneta, aveva chiesto e ottenuto una nuova perizia psichiatrica nei confronti dell'uomo che però è stato ritenuto anche in questo secondo accertamento medico legale capace di intendere e volere confermato anche il risarcimento danni nei confronti dei familiari della vittima costituiti parte civile e rappresentati dall'avvocato Michele Laforgia per le presunte responsabilità della ASL di Bari che non avrebbe garantito la sicurezza sul luogo di lavoro della dottoressa Labriola contribuendo così a causarne la morte è in corso l'udienza preliminare nei confronti di altre sei persone tra le quali l'ex direttore generale della ASL di Bari Domenico Colasanto agli imputati per i quali il PM Baldo Pisani ha chiesto il rinvio a giudizio sono contestati a vario titolo i reati di morte come conseguenza di altro reato, omissione di atti d'ufficio, falso induzione in debita a dare o promettere utilità.